sudore dalla fronte. Qualcosa di lacero si incollava alla sua carne, ma era il suo stesso mormorio che scorreva come un flusso del caos interiore sulle lenzuola e sulla pelle. Una potenza, è stato un veleno, si levano a miece a me, restarranno con ma tanta viermarinda merda, manderà tu martirio, o popolo l'ha da sapere, e cose non vanno buono, ma già i sa. Sono venute i mirce. Una voce gli rispose, stanno arrivando, abbiamo convocato i migliori, non abbiate timore. E un'altra, che doveva essere di nuovo la sua, rispose in un fioco, tenga la coscienza che il regno in da sto momento è scuro, scuro assai, ci vuole la risoluzione, facitemi campana tu poco. Non era una passeggiata per nessuno dei tre, erano preoccupati fin dall'inizio del viaggio. Tre medici di fama liberale convocati alla reggia di Caserta per un consulto sulle gravi condizioni di salute di Ferdinando II, e su ognuno di loro gravava un passato di persecuzioni e di amare consapevolezze. Lanza mormorò, ma mi chiedo che cosa vorranno adesso da noi, il miracolo, diamine, ci chiamano a un capezzale, De Renzis mi ha detto che il caso è senza speranza, voi che cosa ne sapete? L'assurdo, rispose Palasciano, e Prudente ricalcò quella risposta sibilando, storia irragionevole, sembra che a corte non ci sia una testa pensante. Pare che questa volta il buon Ramaglia non abbia capito niente. Per buona parte del viaggio, lo sfogo, i dubbi e una sintesi amareggiata delle notizie che avevano raccolto. La carrozza procedeva con molte scosse e persino le parole sembravano sobbalzare. Siamo tutti dentro un compromesso, meglio restare medici. Medici. Proprio delle parole che abbiamo ascoltato e proprio della storia, di questo titolo che abbiamo voluto dare quest'anno al premio, il Genus Loci, l'identità geniale di questa terra, invito qua Antonello Pisani, che è quello che è deputato in assoluto per raccontarci della genialità. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. A chi ha letto questo invito ha capito più o meno di che cosa si tratta e il significato di Genius Loci. Abbiamo visto la torre palasciana, se la puoi proiettare di nuovo. Come vedete fu ordinata questa costruzione da Ferdinando Antonio, che è identica praticamente al Palazzo Vecchio, sono indistinguibili, naturalmente il Palazzo Vecchio di Firenze è molto più alto. L'architetto Antonio Cipolla venne qui a Napoli e realizzò quest'opera, che solo da pochi anni è stata restaurata. Questo per dirvi che siamo a 100 metri da questa torre, Genius Loci perché la strada che si inerpica su questa collina Miradois si chiama Via Morisani, che era un insigne, Ottavio Morisani, un insigne ostetrico ginecologo. Poi questa collina è stata, diciamo così, un po' la culla dell'illuminismo napoletano e della scienza, oltre che della medicina. Nel 1812 fu messa la prima pietra dell'osservatorio astronomico, che fu completato nel 18. Abbiamo qui il pass direttore dell'osservatorio astronomico, Massimo Della Valle, il quale ha creato un museo degli strumenti astronomici, dove è custodito anche il libro di Copernico originale. Donato Greco si laurea in medicina nel 1971, consegue le specializzazioni in malattie infettive e tropicali, in igiene e medicina preventiva, in statistica sanitaria. Completa poi la sua formazione all'estero, come epidemiologo a Londra ed Atalanta, come infettivologo segue presso l'OMS un corso internazionale di sorveglianza delle malattie tropicali. Inizia la sua carriera come assistente al Cotugno e oggi membro del consiglio di amministrazione dell'ospedale Lahore in Uganda, a favore del quale ha lavorato fin dal 93. Donato ha recentemente scritto Le mie pandemie, ovvero la vicenda umana di un protagonista dietro la nascita della moderna epidemiologia, 20 storie di viaggi e di virus in un mondo sempre più interconnesso. Donato è grandufficiale della Repubblica Italiana, ha conseguito la Legion d'Onore del Messico e la Medaglia d'Oro per la Sanità Pubblica in Italia. È per questo che, per meriti indiscussi, lo accostiamo questa sera a coloro che hanno fatto la storia della grande scuola medica napoletana e che hanno abitato la nostra collina. E se è vero, come sostenevano gli antichi, che nel nome delle persone è indicato il loro destino, nomen omen, vogliamo restituire a lui, Donato, almeno simbolicamente, conferendogli il premio Miradois, ciò che ha donato a noi e all'intera comunità. Qui, a fianco a Cotugno, che poi, insomma, io ho cominciato al Cotugno, è stato citato il colera, la prima epidemia che descriveva il libro,
non l'avete vissuta, molti di voi, nel lontano 73, il colera a Napoli, in cui ci siamo comportati molto male, così come ci siamo comportati molto male quando è arrivato il Covid. Quindi adesso ho ripreso a lavorare dopo essere andato in pensione per il presidente Draghi e siamo in un percorso di tentare di arginare, come ci sta riuscendo, questa pandemia, ma soprattutto tentare di imparare la lezione e prepararci per le prossime. Quindi il volume che ho scritto non è un romanzo, non è un diario, è la mia storia, sono le prime che ho studiato. Ne ho studiato una cinquantina, ne ho estratte 25, quindi ho semplicemente tradotto i lavori che ho pubblicato in inglese in italiano. Quindi questo è il volume. Quindi chi di voi lo vuole lo trova su internet. Allora, no, professor Greco, io semplicemente volevo chiederle questo. Io sono un critico letterario e uno scrittore, quindi parto da un dialogo di Platone, parto dal Fedro, dove tutto questo mi fa andare a letto con qualche pensiero in più, tutte queste notizie scientifiche, però va bene. Grazie comunque. Invitiamo il professor Massimo Davalle a consegnare il premio al professor Greco. Allora, via, un'altra targa. Voglio ricordare Corero si laurea in medicina nel 1976. Può chiarire, io ho una specie di io ho il mito della pediatria, cioè il mio pediatra è una delle figure benefiche della mia infanzia, un mito assoluto della pediatria. Ho scoperto per caso che in Inghilterra la pediatria non esiste. Allora, dico, l'Inghilterra per me è un modello di un del paese più evoluto, più civile che c'è, ma lì incredibilmente non è prevista la pediatria. Lei mi sa dare una risposta a questo enigma? La risposta la dia anche a me, che sono nonna di una bambina. La pediatria, londinese, la pediatria inglese ospedaliere di grandissima qualità, non esiste il pediatra di famiglia, ecco, questo è quella figura del pediatra di famiglia, questa c'è, è il medico generalista, quello che appunto cura, assiste anche i bambini, diciamo ambulatorialmente. È la pediatria italiana, la pediatria di famiglia, è realmente una delle migliori pediatrie d'Europa, del mondo, oserei dire. E lo dico anche alla luce del fatto che del tutto. And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, which I'm certain. I've lived a life that full. I traveled each and every highway. Grazie. Sì, buonasera. Non mi aspettate né una grande recitazione come Adinolfi, né questa voce di My Way, eh? Quindi dichiariamolo subito. No, volevo dire questo, che innanzitutto passeggiate londinese non c'entrava niente con la mia scienza, perché ho una figlia che vive a Londra da 15 anni e mentre lei parlava con la mamma io me ne andavo a spasso per Londra e ho fatto il turista e poi ho scritto queste cose. No, volevo dire, sento parlare sempre di questa, giustamente da lei, del corpo e dell'anima, che è un po' il tormentone di questa serata, anche perché Antonello Pisanti stesso ha scritto e pubblicato un libro proprio sulla sua esperienza e sul suo mestiere di medico. Dicevamo terapia del corpo, terapia della parola. Mi veniva in mente questo, diciamo, il medico ha il compito di alleviare la sofferenza, di ridurre quanto può la sofferenza, ma esiste un residuo ineliminabile della sofferenza. La sofferenza non si può eliminare dall'esistenza umana, per un credente perché c'è il peccato originale,
per un non credente come me, perché questo è il tragico, è l'aspetto tragico della condizione umana. Comunque la sofferenza non è del tutto eliminabile. E allora la parola di... Grazie. Consegna il premio al professor Gennaro Rispoli. C'è? C'è, lui c'è. E qui ci sono colpi di scena. Abbiamo già detto che il professore, che è direttore di questo museo straordinario degli strumenti degli incurabili, se ci vuole dire pure due parole lei, e magari ci farebbe piacere anche vederlo, questo museo. Diamo prima un premio al maestro. Certo. Sì, però deve essere solo un medico. Io sono un medico del coltello, che non è né della mente né del cuore, però comunque è un medico. Non manca parola, perché c'hai il bisturi. È un provocatore. C'è una scena in cui il paziente va dal medico, il paziente Adolfo Celi va dal medico, che è Fernando Rei, perché ha fatto degli esami. Allora il medico fa: ah sì, adesso ti dico i risultati degli esami. Poi lo guarda e gli fa: caro, hai il cancro. A quel punto Adolfo Celi gli dà uno sganassone al medico. Cioè, allora io voglio dire, per me è stata una scena liberatoria, ma che voglio dire? No, è chiaro che è un gesto irrazionale. Nel primo hub vaccinale era proprio negli incurabili, è una cosa incredibile. Ho trovato un documento nel 1802 dove Ferdinando, insieme a Gennaro Calbiati, sotto la guida di Cotugno, di Miglietta, aveva messo a punto la retrovaccinazione. Cioè, Luciana Salvato nasce a Napoli nel 1978, frequenta il liceo classico e si laurea in psicologia. Esercita la professione di psicoterapeuta. Il suo campo di specializzazione riguarda in particolare l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno del parto e della prima genitorialità. Fatto finora già si trova sul terreno più favorevole, evidente, perché già sta su quel terreno, diciamo, in equilibrio tra la cura del corpo e la cura dell'anima. Ed è vero quello che è stato detto prima, che la medicina narrativa è una disciplina oggi, mi pare, in espansione, perché mette al centro di tutto la relazione umana tra il medico e il paziente, quindi la capacità di ascolto, che è ancora più importante di tutte le tecnologie e di tutte le sofisticate diagnosi che si fanno. Ecco, tutto qui. Grazie a tutti. Io sono commossa per questa presentazione, per questo invito, per essere qui insieme a persone così, così illustri, così autorevoli, e sono felicissima di aver sentito parlare di medicina olistica, di parola, di empatia, tutte parole e temi che mi hanno riempita di gioia, emozionata, felicissima di sapere che la strada è sempre più verso l'unione fra il mondo medico e quello appunto psicologico. Thank you.
con le mie passioni per la musica brasiliana. Facciamo un piccolo pezzo bossa con una nota del tutto originale proposta dal maestro Mosello. Scoprire. Non solo suona e canta, ma costruisce chitarre. È un liutaio. Wow. È abilissimo a costruire chitarre. Grazie. Grazie, un piacere. Adesso ti volevo presentare. La sorpresa. Bella questa cosa. Grazie, grazie. Quest'anno è il centenario della nascita di Sergio Bruni, persona che ho conosciuto personalmente, con la quale ho condiviso diversi anni della mia vita. Studi canirano per nesce mai solo passa e se ne fu. Ma tu stai la tua rosa prete stella Carmela, Carmela, tu chi agni e solo sì nessuno vede e strilla sulla sì nessuno sente, ma non ne ha cosa. Per essere così giovane, avere quattro figli, grazie, è veramente un grande traguardo. Grazie a te. Francesco Fella si laurea in medicina nel 1970, si specializza in cardiologia e quindi in malattie infettive, che sarà per lui il vero campo di azione lungo tutta la sua brillante carriera. Io vorrei chiedere questo. 30 anni fa venne a Roma il grande scrittore Borges e andò a intervistarlo nell'albergo romano un giornalista della RAI, un'intervista che durò 2 ore, bellissima. A un certo punto finisce l'intervista e il giornalista fa: vediamo, riascoltiamo insieme l'inizio. Non aveva registrato nulla. Per il passato, quando ancora c'erano le altre le macchine fotografiche più antiche, ho fatto dei meravigliosi reportage senza il rullino oppure altre cose di questo genere. Per cui sì, ma comunque il cuore sicuramente merita, è la natura che merita tutto il nostro rispetto fondamentalmente. Innanzitutto a Antonello per avermi invitato ed è stato gentilissimo. Devo dire che nel mio curriculum manca gli anni che abbiamo passato insieme, io e Donato Greco, ciao Donato, io al pronto soccorso del Cotugno, perché eravamo giovanissimi tutti e due, ragazzini di 24-25 anni e infaticabili medici di guardia durante l'epidemia di colera. Devo dire che non ci ha minimamente intaccato. Barone, già presidente della Società Italiana di Chirurgia Sezione Campania, grande chirurgo, quindi in tema di Palasciano. Vedo quella torre, stasera non avevo visto Gennaro Rispoli, ho detto ma qua sicuramente io l'ho sempre riportato nelle immagini delle mie diapositive.
questo, no, questo no, questo è Ferdinando Valasciano, non c'entra neanche, dove sta? Questo è l'ingresso del Cotugno, non c'entra. Non c'entra, vabbè. Aspetta, no, io ho fatto. No, non c'è qua, non c'è qua. Nella mia relazione che ho fatto a capo. E probabilmente te la sei portato tu e l'hai portato via. Vabbè. Grazie di nuovo. Parlando di Cotugno, però mi consentite di un ricordo per Lello Pempinella. Sì. Amico di tutti. Ma con Lello siamo. È morto di Covid. È morto di Covid, abbiamo convissuto nello stesso reparto per 20 anni senza nessuno ormai uno screzio. Purtroppo è stata una perdita gravissima, è stata una perdita grave per la sua generosità, perché tutti sappiamo esattamente che ha visitato e sono tutti e due perduti, li abbiamo persi tutti e due, sia l'avvocato che lui ha visitato, io non faccio, erano amici, quindi sì, per me è un ricordo ancora più grave, perché io ero ricoverato contemporaneamente a Lello Pempinella. Io sono stato in subintensivo, poi sono stato tutto in forma, fortunatamente. Sì. Complimenti. Grazie, un applauso per Lello Pempinella. Certamente sì, me lo merita. Grazie mille. Prendo in questa direzione. Il palco si metteva là, noi tutti quanti un po' di volume, con le sedie uno dietro l'altro. Tipo cinema di paese o così via, uno dietro l'altro, riusciva a vedere ben poco, quelli che stavano in fondo addirittura si spiegava a destra e a sinistra e così via. A un certo punto mi telefono Antonello e mi racconta: Marco, guarda, c'è su un guaio, questa zona qui era mantenuta da un grosso barbacane di tipo molto antico. Ma te la mappa Schiavone, famosa, che avevo di nel frattempo vinciamo anche una causa con un giudice simpaticissimo e molto, molto competente. 72, quando ancora non c'erano i rilievi naturalmente fotografici aerei, e quindi c'era Schiavone nel 1872 che ha fatto una mappa, una carta esattamente che descrive tutto questo territorio. Una cosa molto bella che ci è arrivata dall'Istituto Aeronautico di Firenze. E no? Ci ha fatto vincere in tribunale poi. Assolutamente. Grazie Marco per tutto quello che hai fatto.